Lettori e lettrici, bentornati sul mio canale. Io sono Xadis5 e questo è un Consigli Letterari. Come sempre saluto e ringrazio tutti quanti e do il benvenuto ai nuovi iscritti. La verità doveva pur venire a galla, un giorno. L'umanità doveva pur conoscere la chiave di un mistero che la tiene col fiato sospeso da ben 2000 anni. Se nessuno ignora che da piccolo Obelix è caduto nel paiolo della pozione magica, lo sapranno anche gli asini, dice sempre lui stesso. È pur vero che nessuno sa come. Bene, ecco giunto il grande momento, poiché anche Asterix ha una parte di responsabilità nell'oscura faccenda, gli abbiamo chiesto di dirvi tutto per filo e per segno. Dunque, Fiat Lux. Oggi vi voglio parlare di come fu che Obelix cadde da piccolo nel paiolo del druido, di René Goscinny e di Albert Uderzo. Come sapete benissimo e come penso che appunto conosciate tutti quanti, le avventure di Asterix e Obelix sono molto famose, sono molto belle, hanno fatto anche dei bellissimi cartoni animati. Come saprete benissimo e come spesso viene appunto detto nei vari cartoni animati, Obelix non può bere la pozione magica perché appunto da piccolo è caduto nel paiolo del druido. E questa opera va a raccontare che cosa è successo effettivamente, come è successo appunto il fatto che Obelix è appunto caduto nel paiolo del druido. L'opera di per sé è molto molto bella e i disegni sono davvero molto belli, a mio parere i disegni sono davvero molto belli. Adesso vi farò vedere un paio di tavole e trovo che i disegni siano davvero molto belli, ma anche soltanto il disegno di copertina è davvero qualcosa di fantastico. Quest'opera è molto bella e credo che appunto la storia è molto carina. Ed è una storia, non è una storia a fumetti appunto come in tutti i vari appunto come i vari volumi appunto di Asterix e Obelix, ma appunto è una storia con dei disegni e un appunto scritto racconto appunto raccontato da Asterix stesso. Quest'opera secondo me è un'opera bellissima, è un'opera che non può mancare nella libreria di chi ama di chi ama e di chi è cresciuto con le avventure di Asterix e di Obelix, sia con i cartoni animati che ovviamente chi ha in mente e chi sta facendo appunto la collezione che sta uscendo appunto col Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, e se appunto state facendo la collezione, questo volume non potete di certo farvelo scappare. Però secondo me c'è una pecca in quest'opera. L'opera è, come potete benissimo vedere, è anche molto corta, quindi non è la mole di pagine è veramente, cioè le pagine sono poche, per carità, vale tantissimo, nel senso perché è molto bella la storia, i disegni sono davvero bellissimi, io li trovo davvero dei disegni veramente belli e so benissimo che comunque questa storia è abbastanza inedita e quindi è anche abbastanza introvabile, la Panini l'ha ristampata da poco. L'unica cosa è che appunto il prezzo secondo me è un attimino eccessivo, perché il prezzo di copertina è di 8,90 euro, e secondo me per la storia in sé, o più che altro non tanto per la storia in sé ma più che altro perché è una storia davvero breve
Nonostante, appunto, come dicevo, i disegni sono davvero fantastici e la storia, bene o male, è comunque molto carina, molto divertente. Secondo me il prezzo è un pochettino alto rispetto, appunto, alla collana che tra l'altro sto facendo, che il prezzo della collana a volume sono di 5,90 euro e insomma la molle di pagine è nettamente superiore. Magari un giorno vi parlerò appunto anche della collana in sé di Asterix, ma io oggi volevo parlare appunto di questo e non so, fatemi sapere se conoscevate già quest'opera, se anche voi state facendo appunto la collezione appunto di Asterix, e se appunto anche voi avete comprato questo volume, cosa ne pensate, se vi è piaciuta la storia, eccetera. Lasciatemelo pure qua detto nei commenti. Ripeto, questa è un'opera davvero unica. Se comunque siete veramente appassionati di Asterix, ve la consiglio. L'unica pecca è appunto il prezzo. Se riuscite a trovarlo ad un prezzo anche più basso, ben venga, me lo auguro per voi. E niente, il video direi che si può benissimo concludere qui. Lasciatemi un bel commento qua sotto, appunto, dicendomi la vostra su quest'opera e appunto se vi è piaciuto il mio video, eccetera. Lasciatemi un bel mi piace, condividetelo sui vostri social network, ma soprattutto ricordate che leggere fa bene alla salute. Ciao!